stop my heart. I was drunk, I was gone. That don't make it right, but promise there were no feelings involved. Primo video 2018, 23 giorni di ritardo. Purtroppo ci sono stati degli inconvenienti che mi hanno tenuto a letto, ma non ho mollato fino alla fine e sono tornato più carico di prima e con ancora più voglia di fare. È stato un inizio 2018, devo dire la verità, molto movimentato sotto tantissimi punti di vista. Ho avuto dei problemi fisici che piano piano sto cercando di recuperare e prossimamente vi farò anche un bel video dove potrete vedere in realtà che cosa è accaduto e che cosa ho fatto per recuperare, diciamo, in maniera molto rapida e in fretta. Beh, non proprio in fretta, perché comunque ci sono voluti 31 giorni per iniziare ad alzarsi dal letto, iniziare a camminare in maniera decente. Comunque ho ancora un problema del tutore, lo avrò fino al 26 gennaio e probabilmente metà febbraio, fine febbraio inizierò a camminare in maniera normale e forse inizierò anche a fare qualche corsetto. Beh, come volevo iniziare questo video? In realtà io avevo intenzione di iniziare questo nuovo anno con un video un po' particolare, facendo degli auguri ben mirati e lasciando stare le solite routine, i soliti auguri che di solito si vanno a fare, ovvero auguri di buon anno, che questo anno sia un anno felice, che accadano tante cose belle, bla 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 bla. No, ma la mia intenzione era quella di augurare tutti la forza di affrontare questo 2018, di avere sempre la volontà, in base a qualsiasi cosa ci accada, sia positiva che negativa, di avere la forza. Quello è l'augurio principale che secondo me è importante da fare, di non perdere mai la speranza, di credere sempre in noi stessi, di non mollare, di non soffermarci sul passato, ma di guardare sempre avanti. Questo è l'augurio che io volevo fare a tutti quanti. Sono arrivati un po' in ritardo. In fondo, come si suol dire, meglio tardi che mai. Grazie per la visione e al prossimo video.